Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Stefania ed oggi prepariamo insieme i biscotti sablé senza lattosio. Questa è la ricetta di giallo zafferano che io ho reso lactose free. Gli ingredienti che occorrono sono 300 g di farina zero, 230 g di burro delattosato, 100 g di zucchero semolato più quanto basta per decorare, 10 g di estratto di vaniglia. Per realizzare i biscotti sablé occorre un mixer, io uso il Bimby. Metto all'interno del boccale il burro precedentemente tagliato a pezzi a temperatura ambiente, lo zucchero e l'estratto di vaniglia. Aziono le lame a velocità 3 fino a quando non ho ottenuto una crema bella liscia. Ora aggiungo la farina e aziono le lame a velocità spiga fino ad ottenere un composto poco amalgamato. Lo verso sulla spianatoia infarinata e lo reimpasto a mano fino ad ottenere una consistenza omogenea. Faccio tutto molto velocemente per non scaldare troppo il burro. Avvolgo il composto appiattendolo nella pellicola e lascio che riposi in freezer per 10 minuti. Lo riprendo e lo lavoro con le mani, lo divido in pezzi che modello a forma di cilindro. Ripongo ogni cilindro su una placca rivestita di carta forno e lascio che indurisca in freezer per almeno 15 minuti. Ora che i cilindri sono ben induriti, li passo nello zucchero semolato. Con un coltello a seghetto li taglio a rondelle, che poi posiziono su delle teglie rivestite da carta forno e inforno i miei biscotti a 175 gradi ventilato fino a che non saranno ben dorati. Ci vorranno circa 10-15 minuti. Ovviamente i tempi cambiano in base al proprio forno. Una volta sfornati, lascio i miei biscottini che raffreddino su una gratella. E una volta freddi, li conservo in un contenitore ermetico.
Questi biscotti possono anche essere un'ottima idea regalo, infatti volendo li si può confezionare in un bel barattolo in vetro decorato da un semplice nastro colorato in base all'occasione del regalo. Può anche essere un'ottima idea regalo per Natale oppure un presente da portare quando siamo invitati a casa di amici o parenti. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, spuntando anche la campanella, in modo da essere avvisati tutte le volte che esce un nuovo video. Per seguirmi sugli altri canali social trovate i link giù nell'info box. Ciao e alla prossima! Ah, dimenticavo, se avete domande da pormi, commentate il video e sarò felice di rispondervi. Ciao ciao!